io ero un po' il vessillifero della libertà calviniana, di Italo. Noi con la cravattina arrivavamo, Italo la cravatta! Poi arrivavamo, Italo le scarpe! Porca miseria, questo povero ragazzo ci girava un po' le balle, diceva. Arrivava il padre, Italo, allora, svelto quando andiamo in campagna. Questo qui non aveva voglia di venire in campagna, visto che camminata che doveva fare da Sanremo a piedi fino lì. E allora poi arrivava, porta sta sporta, porta il secondo sporta, casino, che poi me ne dava a me. Sai, era una cosa che allora lui ha fatto generale, generalessa dalla madre, che non lo lasciava mai fare un accidente, e del padre non lo poteva vedere per niente, perché tutte le mattine lo svegliava alle 5 per andare a Sanremo. E da quello, conoscendo la famiglia, tu puoi conoscere il perché di Calvino. E allora Italo viveva in un mondo che non era suo. Lo vedi ancora? Le chiedeva dal giardino nostro padre, che andava avanti e indietro sotto gli alberi e non riusciva a scorgere mai Cosimo, se non quando l'aveva proprio sulla testa. La generalessa faceva cenno di sì e insieme di star zitti, che non la disturbassimo, come seguisse movimenti di truppe su un'altura. Allora, davanti a due così, lui non poteva fare un accidente. Si sentiva oppresso, il padre che voleva che lui andasse in Messico a prendere il suo posto, lui che se ne batteva l'anima del giardinaggio, arrivava con il grembiolino, prendeva le forbici, le buttava via, il grembiule e tutto, voglio fare il giornalista, gli faceva, che era bambino, no?